Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video slime. Oggi video slime con le vostre ricette come sempre. Vi ricordo prima di incominciare che se anche tu vuoi che realizzi il tuo video personalizzato devi iscriverti al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto e attivare le notifiche. In più ti aspetto anche su Instagram, mi trovi come Ciancilina. E incominciamo subito con la ricetta di oggi. La ricetta che ho scelto oggi è di Emma Quartieri, che scrive: ciao, fai uno slime con sapone per piatti, quanto vuoi, un cucchiaino piccolo di sale e poi 24 di freezer. Ciao Emma, ti ringrazio tantissimo e andremo a provarlo subito. Ok, quindi io ho qui un detersivo piatti, il mio è verde ma va bene qualsiasi detersivo, e per il mio detersivo piatti all'interno di una ciotola ne metto un po' così. Dopodiché vado ad aggiungere un cucchiaio di sale, piccolo. Ecco qui, giro. E già si sta addensando, penso che possiate vederlo. Eccolo qui che si sta addensando. E ora andiamo a metterlo in freezer per una notte, anzi per un giorno c'era scritto, e tra un giorno ci vediamo qui col risultato finale. Ecco qui il risultato finale, rimane un po' ghiacciatino, però ragazzi guardate che essendo fatto in freezer, secondo me va rimesso un attimo in freezer, in frigorifero per mantenerlo compatto. Ti ringrazio Emma per questo slime, è davvero bellissimo, infatti ci sto giocando, mi piace davvero tanto. Guardate qui, utilizzo l'aloe vera, questa qui verde, e ne metto un bel po', come vedete già un gel, fantastica, e poi vado ad aggiungere lo zucchero, e di zucchero vado a metterci giusto un cucchiaino così, e poi vado a rimescolare. Con l'aloe vera è molto facile perché è molto gommoso e colloso. E poi vado a mettere il tutto in freezer per un giorno e in frigorifero per un altro giorno. E poi vi faccio vedere che cosa è uscito. Ok, ecco qui lo slime. Questo è ciò che è uscito. È molto bello, amo l'aloe vera per fare gli slime perché è semplicissimo farli. Se avete qualche ricetta da fare nei prossimi video lasciatemi un commentino qui sotto e lasciate un like, e soprattutto iscrivetevi al canale per richiedere video personalizzati. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!